E continuiamo a parlare di categorie che in questi giorni sono al lavoro e parliamo del settore bancario. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, Valerio Fabi del sindacato Unisin UBI. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Salve. Insomma, banche che sono un po' un ibrido, sono chiuse ma in realtà sono aperte al pubblico su appuntamento e già questa è una particolarità in questi tempi di coronavirus. In realtà le banche sono aperte e c'è gran parte dei lavoratori che sono al servizio della clientela, hanno ridotto l'orario di lavoro dello sportello e l'attività sportello deve essere fatta previ appuntamento proprio per la necessità del distanziamento sociale, per cui dentro le filiali ci potrà essere un numero di clienti pari al numero di dipendenti e permettere ciò è necessario preventivamente prendere appuntamento. Ma in tutti questi mesi, in tutti questi giorni, i lavoratori del credito, anzi grazie a tutti i lavoratori del credito, si è continuato a lavorare, a fare l'attività ordinaria, a sostenere le imprese, a fare le moratorie sui mutui, a prevedere la liquidità per le aziende e per le piccole imprese, nonché adesso anche la possibilità di anticipare la cassa integrazione grazie proprio a un accordo fra ABI e il governo italiano. Ecco, ma quali sono le problematiche che i lavoratori del settore bancario in questi momenti stanno affrontando per cercare di, come ha detto lei, dare delle risposte alla clientela? In questo momento abbiamo grossi problemi sia di ordine pratico, perché anche noi, come tutti i lavoratori, abbiamo difficoltà anche nell'approvvigionamento di DPI, dei dispositivi di protezione individuale. Dopodiché abbiamo dovuto riconvertire gran parte dell'attività tramite l'utilizzo dello smart working. Ci siamo dovuti inventare quindi modalità di lavoro differente, proprio per permettere comunque sia di continuare ad assistere la clientela per le necessità di tutti i giorni. Per cui abbiamo dovuto in qualche modo reinventarci il modo di lavorare per supportare le esigenze della popolazione. Ecco, lei prima ha accennato, insomma, a tanti servizi importanti in questo momento, di emergenza che passano proprio per il sistema bancario, l'ha detto prima, insomma, l'anticipo della cassa integrazione è forse quello che riguarda più da vicino e tocca, più da vicino le persone. È un accordo per cui in realtà le banche fino all'importo di 1.400 euro anticipano l'equivalente della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, facendosi firmare un mandato per cui fino alla concorrenza di quella cifra si sostituiranno al lavoratore, ma intanto gli mettono a disposizione subito una cifra fino a 1.400 euro. Questa è un'attività fondamentale proprio per mettere immediatamente liquidità nel circuito della popolazione italiana. Un'altra domanda che le faccio è sull'utilizzo del cosiddetto home banking, insomma, la possibilità di accedere al proprio conto corrente e fare operazioni da casa. Forse è complice anche il fatto che l'Italia ha una diciamo, età media molto elevata, questa modalità di utilizzo del sistema bancario probabilmente non è molto sviluppata da noi e questo insomma, pesa in un momento di emergenza, è così? È assolutamente così ed è così anche perché in realtà la nostra popolazione è fatta un po' dal punto di vista dell'informatizzazione e dell'alfabetizzazione informatica, un po' a macchia di leopardo. Nei grandi centri urbani e sulle fasce di popolazione medio-basse è molto più facile l'accesso a strumenti di internet banking o alternativi. Nelle zone più interne e sulle fasce di età più medio-alte, per così dire, è molto più difficile, c'è una resistenza di base, a volte anche di conoscenze e di possibilità differente. Per cui in questa fase ci scontriamo anche di fronte a questo problema effettivo, e probabilmente da questo punto di vista i nipoti o i figli dovranno in qualche modo supportare i genitori e i nonni per creare sistema anche dal punto di vista familiare.